Welcome everybody. Buonasera, buongiorno con tutti. Un cordiale saluto da Sando Tilien, dal segretario generale della Federazione Biblica Cattolica. Con questo incontro stiamo iniziando un ciclo di incontri, di conferenze, come un cammino di preparazione per l'Assemblea Plenaria della Federazione Biblica Cattolica. In questo primo incontro parleremo un po' del contesto in quale stiamo vivendo, un po' presentando anche la Federazione Biblica per quelli che non la conoscono o non la conoscono bene. E per moderare questo incontro ho invitato a Don Giuseppe De Virgilio, una persona molto impegnata nell'azione biblica, professore dell'Università di Santa Croce. Lui è stato rappresentante della regione, sottoregione d'Europa occidentale al comitato esecutivo durante parecchi anni e adesso vogliamo un po' ricoperarlo per questo invito. Benvenuto Giuseppe e a te la parola. Grazie Jan Stefanov, grazie di cuore, sono ben contento di partecipare a questa iniziativa e saluto tutti quanti coloro che si mettono in ascolto in questo momento, perché 55 anni fa, il 18 di novembre del 1965, l'Assemblea Conciliare dei Padri approvava quasi all'unanimità la Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione dei Verbo. È un momento importante per la Chiesa, è un momento importante per il nostro cammino di evangelizzazione e per la nostra realtà della Federazione Biblica Cattolica. Noi trascorreremo questo tempo insieme, ascoltando anzitutto una testimonianza e un'intervista che abbiamo registrato del Cardinale Antonio Tagle, presidente della Federazione Biblica Cattolica, che non potendo essere presente in questo momento, ci ha dato la possibilità di registrare l'altro ieri questa conversazione molto interessante. A questa registrazione seguirà poi una conversazione intervista con Sua Eccellenza Monsignor Matthew Madega, presidente della Conferenza Episcopale del Gabon e moderatore della Federazione Biblica Cattolica, e per finire un'intervista al segretario generale della Federazione, professor Jan Stefanov, che ci illustrerà il cammino della Federazione in questi ultimi anni e quanto aspetta nel prossimo futuro. Allora, in questo senso, diamo subito la possibilità a quelli che sono già collegati in questo momento e che rinnoviamo e ringraziamo di ascoltare la registrazione dell'interessante intervista che abbiamo avuto con il cardinale Antonio Tagle. Iniziamo allora questo incontro. Siamo già in registrazione. Vogliamo ringraziare il cardinale Antonio Tagle, presidente della Federazione Biblica Cattolica, ma soprattutto colui che guida in questo momento l'evangelizzazione dei popoli, il dicastero, perché ha voluto insieme a noi riflettere sui 55 anni della Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione dei Verbi che si compiono proprio il 18 di novembre. Il 18 di novembre del 1965 l'Assemblea Nodale, l'Assemblea dei padri diciamo conciliari definiva e firmava la Verbo. Grazie Eminenza per essere qui. Vuole fare un saluto a tutti coloro che si mettono in ascolto. Ecco, Sì. diamo subito a lei la parola di saluto. Grazie in primo posto a lei, a Don Giuseppe e a tutti i nostri collaboratori e compagni in questa intervista. Che il Signore vi benedica con la buona salute e con l'allegria, la gioia, la pace interiore. Grazie Eminenza, grazie di cuore. E allora vorrei iniziare subito il dialogo con lei, Eminenza, partendo da una domanda molto importante. La Costituzione dei Verbum è stata preparata dal movimento del rinnovamento biblico iniziato fin dal 1800 e sviluppatosi
nel lungo corso di questi anni. Tra i vari libri, un libro interessante di Northrop Frey, Il Grande Codice, la Bibbia e la letteratura, sostiene che la Bibbia è il grande codice della cultura europea, ma della cultura mondiale. Ecco, io vorrei farle una domanda, Eminenza, anche per la sua esperienza. Come oggi è sentita la Bibbia nelle nostre comunità? Come viene accolta nei gruppi? Come viene presentata nella liturgia? Come viene interiorizzata dai fedeli e dai pastori? Ecco, qual è la sua esperienza della Bibbia? Ma grazie per questa domanda. Nella mia esperienza come prefetto della congregazione, anche come presidente della Caritas Internationalis, della Federazione Biblica, io ho fatto tanti viaggi, no? Tanti viaggi, incontri non solo con le comunità cristiane, cattoliche, ma anche con le comunità cristiane non cattoliche e con comunità non credenti. Sì, e questa esperienza mia così vasta, no? mi ha insegnato che alcuni gruppi, alcune comunità leggono la Bibbia come un tesoro di saggezza, un tesoro dei valori e verità universale, no? Una saggezza aperta a tutti. So, anche i non cristiani apprezzano molto, no? La saggezza e i valori contenuti nella Bibbia. Ma ci sono altre comunità, specialmente cattoliche e cristiane, che incontrano il Signore vivente tramite la Bibbia. La Bibbia non è solo una collezione di parole o storie o insegnamenti, ma il Signore che parla è la sete per un incontro personale e no? Apre il cuore per ascoltare il Dio che parla, il Dio che parla. E per loro, no? La Bibbia è il fondamento di questo rapporto personale con il Signore. Il Signore che si rivela, che rivela il suo volto tramite la parola di Dio, e il Signore che chiarisce anche il suo piano salvifico in ogni momento. Ho sperimentato questa profondità, no? Nelle comunità piccole, specialmente, che cercano il volto del Signore tramite la Bibbia. Ma anche nella Sud America, Latin America, anche nelle Filippine, e forse anche in altre parti del mondo, in Africa, esistono le comunità di base, comunità piccole comunità cristiane, no? E la Bibbia diventa il centro della vita quotidiana, eh? Perché, per esempio, nella mia parrocchia, dove i miei genitori fin d'ora vivono, no? 15 famiglie radunano una volta alla settimana per leggere, ascoltare la lettura domenicale e poi pregare con silenzio, meditazione silenziosa, e poi condividere, no? L'ispirazione dello Spirito Santo. Che dice il Signore a noi, singolarmente, come persone, come credenti, ma anche come una comunità. E per me la comunità si forma con la parola di Dio al centro. Per me questa è una cosa, è una benedizione,
di vedere come la parola di Dio forma una comunità. La parola di Dio non contribuisce solo saggezza, pensieri, eccetera, ma dà vita a una comunità locale. E finalmente nella liturgia, questa è una benedizione di Dei Verbum e del Concilio Vaticano. Quando ero un bambino, anni fa, quasi tutti i cattolici abbiamo concentrato alla consacrazione come il culmine, no, della liturgia. È vero, perché la presenza reale del Signore. Però in questi 50 anni, con la conoscenza che c'è una sola tavola della parola e della Eucaristia, i fedeli aspettano un'omelia che parla di Dio, un'omelia che è veramente pastorale, un'omelia che apre per loro, no, il cuore del Signore tramite il Vangelo e le letture. So, per me è una benedizione questa. Grazie. Grazie, Eminenza. Che bella risposta multipla ha dato. Le volevo fare una seconda domanda, alla luce anche di quello che abbiamo detto. L'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo, diceva San Girolamo. Non soltanto l'esegesi, lo studio della Bibbia che si fa nell'accademia, nell'università. Abbiamo bisogno anche di studiarla per la nuova evangelizzazione, per inculturare i nostri popoli, per aiutare le persone a incontrare il Vangelo, la scrittura. Ecco, secondo lei di cosa oggi c'è bisogno per fare questa nuova evangelizzazione? Quello che abbiamo detto è importante, l'esigenza della parola, ma molte resistenze, molte difficoltà, specialmente nelle società cristiane lunga tradizione, sembra che si perde un poco la genuinità della parola. Di cosa oggi abbiamo bisogno per fare la nuova evangelizzazione? Sì, oh, padre, tanti grazie per questa domanda molto importante, però mi sembra un argomento per una tesi di laurea. Però è molto importante. Per esempio, lei ha puntato questa difficoltà presente nelle culture odierne. E per me ci sono tante belle cose nelle culture contemporanee, ma anche debolezze, no? E fallimenti. Per me, in confronto con la parola di Dio, la difficoltà delle culture, la difficoltà di ascoltare, perché il mondo adesso, no, le nostre culture sono abituate in monologo, un tipo di autoreferenzialità, no? E siamo in fretta di rispondere prima di ascoltare le domande. Noi abbiamo già preparato una risposta senza sapere la domanda, no? E anche la mancanza di pazienza, o anche una valutazione positiva del pensamento, il tempo necessario per pensare, meditare e dire
risponderò domani, perché ho bisogno di tempo per approfondire la mia conoscenza. Però è per me una causa di cosiddetta superficialità, no? Di pensiero e anche della risposta. E anche la debolezza che si chiama autosufficienza, no? Quando io mi pensi di me stesso come autosufficiente, ma la prima cosa che io abbandonerò è l'ascolto, l'ascolto. Ma per me la nuova evangelizzazione, evangelizzazione è sempre nuova, perché il Vangelo non diventa vecchio, una vecchia notizia, è sempre una nuova, nuova notizia, bella nuova notizia. E noi cambiano, ricambiamo, no? Le culture cambiano. So, ogni giorno è una nuova situazione, una nuova cultura. La sfida per me è, dopo il concilio, la Bibbia è tradotta in varie lingue, no? Un tipo di inculturazione, no? Per la lingua, una lingua non è solo una collezione di parole, una lingua esprime una cultura, no? E per tradurre la parola di Dio ad un'altra lingua significa che i traduttori hanno la competenza di entrare ad una cultura e fare questo incontro fra le culture originali della Bibbia, ma e la cultura moderna che cambia. No, i nostri esperti nella Bibbia, come lei, Don Giuseppe, e anche gli esperti nelle culture, non so, sociologi, psicologi e anche gli antropologi, noi abbiamo bisogno di lavorare insieme per la nuova evangelizzazione, il nostro servizio al popolo di Dio che ha bisogno della parola di Dio. La traduzione della Bibbia, no, ho già detto che significa non solo una sfida di trovare parole giuste, no, però significa che siamo attenti alla variazione delle culture, no? Delle mentalità. Adesso una delle cose che mi interessa è il linguaggio segni dei sordi muti. Come i sordi, no? Che vedono, e muti, come la parola di Dio, no? Sarà tradotta nella loro cultura, nella loro, no? E questo per me è una e però non solo i sordi muti, le persone i marginalizzati, i popoli poveri che il mondo considera muti, sordi, assenti. Come parla il Signore alle persone che il mondo considera non persone? E per me questo è un ambito molto vasto dell'evangelizzazione, concentrata nella parola di Dio. Grazie, Eminenza. Che bello. Che bella sintesi ci ha fatto con questa riflessione. Vorrei fare una terza domanda, Eminenza.
nel 2008 sì, sì. Papa Benedetto XVI ha voluto il sinodo sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. E nel 2010 ha pubblicato la lettera, diciamo, l'esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini. In questa esortazione, che completa il capitolo sesto della Dei Verbum, al numero 73 il Papa parla della animazione biblica di tutta la pastorale ordinaria e straordinaria. Cosa intendiamo noi oggi per animazione biblica? Secondo lei, in che modo possiamo fare l'animazione biblica nei nostri contesti? Ci sono delle linee, ci sono delle idee che possiamo offrire oggi a 55 anni dalla Costituzione dei Verbum che oggi possono essere utili per tante persone, dopo quello che lei già ci ha ben detto. Che cosa vuol dire l'animazione biblica di tutta la pastorale? Ma grazie anche per, di nuovo per questa importante domanda. E io apprezzo molto le tentative di tanti esperti e laboratori pastorali per indicare a noi, no, le forme di animazione biblica della missione e della pastorale. Io vorrei fare un ricordo del Dei Verbum, no? Suggerisco, no, primariamente che il documento, la Costituzione Dei Verbum deve essere studiare di nuovo, perché non ho visto, no, l'attenzione che il documento merita, no? È molto importante per capire lo spirito del Vaticano II, secondo me, e anche la storia dei dibattiti, eccetera, fino alla promulgazione del documento, è quasi una storia del Concilio. Micro storia del Concilio Vaticano. Io vorrei tornare a questa affermazione fondamentale di Dei Verbum, che nella parola di Dio, la tradizione e la parola scritta nella Bibbia, il Signore nostro rivela se stesso, rivela il suo volto e rivela anche la sua volontà di salvare tutti. Per me questo fondamento, la rivelazione di chi è Dio e che fa il Signore, questa è il fondamento non solo della parola di Dio, ma della missione della Chiesa. La Chiesa trasmette tramite la parola di Dio il volto di Dio. La Chiesa ha la missione di presentare al mondo, di far conoscere il volto di Dio e di continuare al mondo, no, tramite la parola, sacramenti e servizio di carità, il piano salvifico del Signore. Però secondo Dei Verbum, no, la rivelazione del volto di Dio, la rivelazione del suo piano salvifico, dove si trova? Nella parola di Dio. E per me questa è la ragione per l'animazione biblica della missione, ma senza la rivelazione del volto del Signore e del suo piano, che trasmette la Chiesa nell'attività pastorale e missionaria. E diventa un ONG, una società civile, no? Però se è chiaro per la Chiesa
che la sua missione è far conoscere il Signore e fa e continuare la missione del Signore, missione salvifica, dove va la Chiesa? Alla parola di Dio. Grazie, Eminenza, che bello. Vogliamo concludere con un'ultima domanda, Eminenza. E nella Verbum Domini, il Papa Benedetto XVI al numero 115 parla anche della Federazione Biblica Cattolica, di cui lei è presidente da diversi anni. Io ho collaborato e collaboro con la Federazione Biblica Cattolica e ricordo quando lei è stato eletto presidente. Ecco, è un ricordo particolarmente bello. Eminenza, oggi la Federazione Biblica è il frutto anche del Concilio Vaticano II, è stata voluta da Paolo VI e da lì che ci vede proiettati nella prossima assemblea plenaria in Buenos Aires del 2021, se Dio vorrà. Sì. Oggi come oggi, qual è il ruolo della Federazione Biblica? Come la Federazione può aiutare nella diffusione della parola di Dio? Sì. Io dico la verità che la creazione, la fondazione della Federazione Biblica Cattolica dopo il Concilio o come frutto del Concilio è un'azione dello Spirito Santo. Dico questo non come presidente attuale della federazione, no? Però come un studioso e anche come un pastore, no? La federazione ha agito come un impulso dall'ispirazione del Concilio Vaticano, specialmente nella diffusione della Bibbia tramite le varie traduzioni, varie lingue. E per me questo lavoro deve continuare e dobbiamo cercare delle nuove lingue. Ho già accennato la lingua dei sordi muti o la lingua dei poveri, no? E adesso è la lingua dei social media, no? E la lingua della pandemia. La pandemia ha creato una cultura, una lingua, no? E come il Signore parla, no? In questa cultura come è, non come un'altra cultura, come è. E noi abbiamo bisogno di tanti esperti di Bibbia e delle culture che sono in movimento continuo. Però ho anche questa convinzione che in questi anni, con la crescita dell'apostolato biblico dappertutto, no? Io ho il sogno di vedere la federazione come un reservoir delle esperienze bibliche, no? Raccolte dalla federazione. Come un harvest, no? Delle frutti. E poi di condividere è per fare circolare, no? Le best practices, best experiences, no? Che ministero pastorale bibliche. E per me questo è un segno di non solo di collaborazione, ma comunione e sinodalità. Il Santo Padre parla sempre della sinodalità. Forse la federazione biblica possa servire come un strumento nel sinodalità,
di camminare insieme, di lavorare, collaborare insieme nell'ambito dell'apostolato e missionario biblico. Grazie, Eminenza, grazie. Che bello. Mi sembra un grande sogno che deve ancora compiersi dopo il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, Eminenza. Sì, vogliamo... sì, sì. Con una parola, Eminenza, una parola. Stiamo vivendo il momento difficile della pandemia. Il Covid-19 ci mette a dura prova. Tutte le chiese, tutti i popoli in questo momento stanno in prova. Ecco, Eminenza, vuole dare un saluto, un augurio, vuole salutare e augurare di fronte a questa prova, attraverso la parola, una parola, dire una parola di speranza a tutti che ci ascoltano. Sì, grazie, Don Giuseppe. L'umanità ha visto tante emergenze, però la pandemia non è una emergenza localizzata. La pandemia è un'emergenza generale che tocca tutta l'umanità e richiede una risposta da tutti noi, non solo di alcune persone o alcuni paesi. Tutti noi siamo coinvolti in una risposta comune per il bene comune. E noi nella federazione, il nostro contributo è la parola di Dio. Ci sono tante persone, famiglie, giovani, che cercano la luce che viene dall'alto, la saggezza che viene dall'alto. E sono molto contento di sentire che durante la pandemia le richieste per guide nelle lezioni bibliche, guide di preghiere utilizzando la Bibbia sono in crescita, no? Questo non è il nostro programma, però forse tramite la pandemia il Signore ha scritto un programma per la federazione di essere un strumento di speranza a tutti che soffrono. Il nostro contributo non la nostra parola, ma la parola di Dio. Grazie, Eminenza. È un senso bellissimo che abbiamo dato a questo incontro e di speranza. Allora volevo dirle grazie perché il Signore possa guidare il nostro cammino, possa guidare il suo lavoro e questo anniversario della Dei Verbum sia un momento di speranza per ricominciare l'impegno biblico in tutto il mondo. Io volevo dirle grazie a nome dei biblisti, a nome della Federazione Biblica, dei tanti uomini, delle tante donne che lavorano a servizio della Bibbia. La sua presenza e la sua parola sono per noi motivo di grande speranza. E auguri per il suo lavoro, Eminenza. Auguri, grazie. Arrivederci. Arrivederci, una preghiera, grazie. Ecco, abbiamo ascoltato la bellissima registrazione dell'intervista che abbiamo svolto al Cardinale Luis Antonio Tagle, e adesso vogliamo così intrattenerci in questa diretta live intervistando appunto su questa opportunità del 55° anniversario della Dei Verbum, intervistando i nostri interlocutori. Passo la parola al segretario Jan Stefanov. Purtroppo sembra che il Monsignor Madega, che è il moderatore del comitato esecutivo, non riesce a collegarsi. Stiamo cercando da mezz'ora di superare le limitazioni tecniche, ma sembra che non sarà possibile. Allora credo che
Bene, vediamo se riesce a arrivare nel trascorso di questa trasmissione, ma al momento dobbiamo procedere o cambiare l'ordine, facciamo la mia presentazione e Sì. poi continuiamo con lui Sì, se Ian. sarà. Va bene, i problemi tecnici sono sempre presenti, non ci scoraggiamo. Invece la gioia di poter condividere questo momento insieme anche a quanti ci stanno ascoltando mi spinge allora a porti delle domande a te come segretario della Federazione Biblica Cattolica. Sappiamo che la Verbum Domini, cioè l'esortazione apostolica di Papa Benedetto XVI, conclude un po' il capitolo sesto della Dei Verbum che si intitolava La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Ora, ci sono state tante iniziative in questi decenni delle chiese regionali, delle chiese nazionali, delle chiese locali, le comunità religiose, i gruppi, associazioni, movimenti che hanno elaborato cammini sulla parola di Dio, hanno cercato di vivere il servizio della formazione biblica. Sappiamo come già Paolo VI, volendo la Federazione Biblica Cattolica come frutto del Concilio Vaticano II, ha inteso proprio imprimere un impegno a servizio della parola di Dio. Ecco, tu che sei il segretario della Federazione Biblica da diversi anni, ecco, ci puoi un po' indicare questa Federazione Biblica come sta servendo la missione della Chiesa, in che modo, quali sono gli elementi fondamentali della Federazione Biblica? Bene, certamente come hai accennato, quel capitolo sesto della Dei Verbum che parla della missione della Bibbia nella vita e la missione della Chiesa è quello che noi, che tutti i partecipanti o istituzioni radunate nella Federazione considerano come il motivo di nascita della Federazione. Io mi permetto di presentare una breve presentazione della storia un po' di quei punti comuni delle istituzioni, come è nata la federazione e quali fini sta cercando, quale lavoro sta sviluppando. Allora, la federazione biblica è nata, come parecchi già hanno detto, nell'anno 69, come il frutto del Vaticano II, da ispirazione diretta di questo capitolo sesto della Dei Verbum. E uno dei padri, se si possiamo chiamarli, è stato quello che vediamo su quella foto alla destra, Augustinus Bea, cardinale Augustinus Bea, e il suo segretario Walter Abbott, che ha fatto il lavoro fisico, mi immagino. Padre Abbott, Monsignor Abbott era il presidente del Pontificio Consiglio per la Unità dei Cristiani e di questo lavoro conosceva, lui stesso era biblista e conosceva bene le società bibliche unite. E mi posso immaginare, così almeno dice l'aneddota non scritta, che è andato dal Papa Paolo VI dicendo perché noi cattolici non possiamo avere una piattaforma simile alla società per cooperare con loro e anche per sviluppare questo lavoro nella Chiesa Cattolica. Allora il Papa gli ha detto: bene, allora failo. Allora nel 68 il suo segretario Abbott aveva invitato a Roma i delegati delle istituzioni cattoliche già esistenti e gli ha proposto creare una piattaforma simile. E così, dopo un anno di lavoro, in quello famoso giorno 16 di aprile, in un'udienza pubblica con il Papa Paolo VI, è ufficialmente stata annunciata la creazione della Federazione Biblica Cattolica. Se guardiamo la storia della federazione, sono parecchi uomini che l'hanno guidato, dai presidenti, cominciando da Cardinale König e passando per diversi continenti, maggioritariamente europei sono stati i presidenti, il penultimo Monsignor Paglia e l'ultimo che abbiamo appena sentito, il nostro presidente Cardinale Luis Antonio Tagle.
e poi quelli che hanno sviluppato il lavoro di ufficio, di coordinazione, i segretari generali, la lista è completa, iniziando dal padre Abbott, finendo con quello che vi sta adesso parlando. E la federazione ha una vita, io potrei dirle, virtuale nella struttura, perché ci troviamo una volta ogni 6 anni nelle assemblee plenarie, che sono qui anche tutte mostrate, dal 72 al 2015 la ultima, e la prossima giusto da oggi in un anno a Mar del Plata, se Dio permette, la pandemia cede, sarà nel novembre 2021, 18 di novembre giustamente staremo iniziando, dove la federazione è una piattaforma che raduna diverse istituzioni, ma che cerca di lavorare insieme. Noi non siamo una corporazione, non si può imporre niente nella nostra federazione, è tutto di mutuo accordo. Tra i nostri membri, adesso la federazione ha 98 conferenze episcopali, sono quelle, alcune nascoste, segnalate dal punto rosso sul mappa, e 244 membri associati, diverse istituzioni, diocesi, congregazioni religiose, centri biblici, università. Il continente dove più membri ha la federazione è l'America Latina, 127, dove meno in Oceania e America del Nord. Questa è la realtà. I membri, ma la vita, il lavoro si sviluppa più nelle regioni più omogenee, regioni uguali nella problematica ecclesiale, culturale. Là c'è maggiore coordinazione del lavoro tra i membri. Le aree di lavoro, l'area principale, la finalità principale è quella di coordinazione, di creare una rete, il network, tra le diverse istituzioni per aiutarli a lavorare insieme. E poi queste attività bisogna finanziare, allora collaboriamo con parecchie agenzie cattoliche, cioè che ci aiutano finanziariamente, e anche abbiamo creato i Friends of the CBF 3 anni fa negli Stati Uniti per la raccolta, per fundraising, raccolta dei fondi. E quello che sviluppano i nostri membri, perché la federazione direttamente non fa molte cose, crea delle possibilità, quello lavoro reale è sviluppato dai nostri membri, le istituzioni affiliate alla federazione sono quelli che fanno il lavoro, le pubblicazioni, la edizione, traduzione, edizione della Bibbia, corsi di formazione, diversi progetti, quelli progetti sviluppati da noi, e poi ad esempio quello dell'Exio YouthNet, Lexio Divina per i giovani di Africa. E stiamo preparando in cooperazione anche con l'Università Urbaniana, stiamo vedendo la possibilità di formazione di traduttori biblici, quelli sono progetti sviluppati direttamente dal segretario generale, ma tutto il resto è quello che fanno i nostri membri. Allora la ricchezza della federazione reside nei membri, in quelle aree principali, come ho detto, è la traduzione, pubblicazione e distribuzione della Bibbia. E quello che appena abbiamo sentito, anche il nostro presidente dice che quella tarea deve continuare, deve essere la principale. Poi abbiamo quella di formazione, diversi corsi, preparazione di animatori biblici, anche formazione biblica dei cristiani, delle parrocchie, delle comunità cristiane. La coordinazione tra i nostri membri è quel dialogo ecumenico, stiamo cooperando con le società bibliche in diversi paesi, diversi continenti, e anche cercando di sviluppare il dialogo interreligioso. Per quelli che sono interessati nella federazione, vi invito alla nostra pagina web, qui avete l'indirizzo, per vedere tutte quelle attività, tutto quello che si sviluppa nella Federazione Biblica Cattolica. Quello è più o meno quello che stiamo facendo nella nostra federazione. Grazie Ian, è una sintesi molto bella che può essere completata per chi vorrà
connettendosi al sito della federazione per vedere non soltanto le attività, le pubblicazioni, il servizio del bollettino dei Verbum, una serie di proposte che vengono fatte. La mia esperienza ormai di 20 anni di collaborazione con la Federazione Biblia Cattolica mi dice che quello che è più importante è ciò che non si vede, il lavoro silenzioso, umile di tante persone, di tante donne, di tanti uomini, religiosi, religiose, papà, mamme di famiglia, giovani, anziani, malati, persone diversamente abili che lavorano sulla parola di Dio e servono la Bibbia. E in questo momento sento nel mio cuore il desiderio di dire un grazie a tutte quelle agenzie, a tutte quelle persone che collaborano anche sostenendo economicamente il lavoro della Federazione Biblia Cattolica nei vari progetti, specialmente a servizio di quelle comunità che hanno più bisogno in questo momento. Ecco, io vorrei però fare una seconda domanda in questo momento a te, più che istituzionale, di natura più, potremmo dire, esperienziale e spirituale. Tu sei anche un sacerdote verbita, sappiamo quanto è importante anche la missione della parola che i padri verbiti hanno esercitato ed esercitano in tutto il mondo. Ecco, in questo momento, guardando la realtà pastorale che tu hai davanti, perché viaggi e conosci le realtà della Federazione Biblica, ecco, quella amicizia con Dio di cui parla il numero 2 della Dei Verbum: Dio ha scelto di essere capace di comunicare l'amore sedendosi accanto all'uomo come a un amico per parlare a tu per tu con l'uomo. Quell'amicizia, quel desiderio di ascoltare la parola, quell'esperienza della virtù, della capacità di interiorizzare la parola, oggi spesso è in difficoltà, specialmente nelle società più progredite dove c'è una scristianizzazione. Ecco, secondo te, quali sono gli ostacoli oggi che non permettono a tanta gente di ascoltare fruttuosamente la parola? Perché oggi si fa fatica a vivere un cammino di formazione biblica? Quali sono, secondo te, gli aspetti su cui dobbiamo riflettere di più? Non vorrei ripetere quello che è stato già bellamente detto dal nostro presidente, dal cardinale Tagle. Lui ha accennato alcuni aspetti di questa nostra cultura. Io qui nel mondo nostro occidentale, dove abbiamo anche il segretario generale qui in Germania, che è il primo mondo, e qui in Europa io credo che uno dei problemi principali e anche le colpe anche della Chiesa, quelli che facciamo la Chiesa, è che il cristianesimo si considera, la gente dice siamo già nella epoca post-cristiana, il cristianesimo è quello che è già passato, tu ancora sei cristiano, allora non si vede la Chiesa come quella portatrice, quello che diceva anche il cardinale, quella che trasmette il volto di Dio. Ancora più in questo tempo dei problemi che abbiamo, scandali che appaiono ovunque, questo si fa più difficile. Ma d'altro lato, guardando di questa parte del dialogo, della parola, io credo che stiamo vivendo in Europa qui una specie di inflazione della parola. Sono tante parole falsificate, ma anche abbondanza delle parole. Stiamo aprendo l'internet, tante parole, leggendo, andiamo sulle strade, ci danno delle pubblicità, guardiamo soltanto, non si legge, si guarda i titolari e si butta via tutto quello. La gente ha perso quella fame della parola che è portatrice del dialogo. E credo anche, questo un po' facendo l'esame di coscienza, in questo tempo della pandemia, l'ho detto in parecchi fori, anche nostri interni della federazione, io ho visto, una cosa positiva è che si sono sviluppate diverse forme di presenza online per parlare della parola di Dio, ma sono iniziative individuali, tecnicamente non sempre bene preparate, anche nel nostro ha dei problemi tecnici, ma io credo che è anche il problema nostro di quelli che dobbiamo indurre in quel dialogo con Dio, che non
facciamo merito di aggiornarci e lavorare sul livello quello che il mondo richiede. Aiutare l'uomo di oggi veramente a entrare in questo dialogo con Dio. Usiamo forme tradizionali, corsi tradizionali e quelli che vogliono, ma quell'annunzio all'agora pubblica dell'internet un po' offerta più preparata, e credo che questa è una delle sfide, già anticipando la nostra assemblea plenaria, una delle sfide di vedere come noi possiamo realmente entrare in quel secolo XXI, questo secolo XXI, secolo informatico, di presenza online, di entrare nel dialogo con quelli che non lo cercano o che non hanno possibilità di sentirlo. Quello credo sia la sfida del mondo di oggi. Grazie, Ian. Hai già anticipato un po' una domanda che volevo farti, ma prima di farti questa domanda avverto in questo momento l'esigenza di raccontare una piccola esperienza anche a chi ci sta in questo momento ascoltando. Quando per la prima volta partecipai nella Federazione Biblia Cattolica nel 2002 all'Assemblea Plenaria di Beirut. Io ricordo una sera di aver incontrato un vescovo, però non ricordo di quale nazione del Latino America. E io gli dicevo che in Italia, in Europa, stavamo facendo molte iniziative bibliche di formazione, avevamo tante opportunità, tante possibilità. E io poi ho domandato in maniera molto semplice e amichevole a questo vescovo anziano: e voi nella vostra terra che cosa state facendo? E lui mi guardò, era una terra molto povera, una nazione molto povera, e mi guardò con degli occhi profondi e mi disse in francese: noi non abbiamo niente, nous avons seulement la parole, abbiamo soltanto la parola. E quella espressione e quel volto si sono scolpiti nel mio cuore. Cioè, hai ragione quando dici che siamo distratti da tante parole e dobbiamo ritornare alla fondamentale esperienza della parola con la P maiuscola. Ecco, la Federazione Biblica Cattolica è una piattaforma che serve a questo grande ritorno, a questo convertirci alla centralità della parola che è Gesù. Allora la domanda ultima che vorrei farti, ecco, la federazione l'anno prossimo, proprio di questo tempo, vivrà la 10ª assemblea plenaria. Ecco, se ci puoi dire che cos'è questa assemblea plenaria, come si svolge questa assemblea plenaria e qual è la finalità e i temi che verranno affrontati nella prossima assemblea plenaria. Grazie. Bene, l'assemblea plenaria, come ho detto, accade ogni 6 anni. Noi, per questioni finanziarie, ma anche di coordinazione, di lasciare un tempo, si è deciso sin dall'inizio nella federazione radunarsi una volta ogni 6 anni. Là si presentano gli informi del segretario generale, informe economico, di gestione, ma anche una occasione di revisione dei lavori, delle attività, quelli che stiamo facendo, delle strutture della federazione. Allora si cerca anche di fare ogni assemblea in una regione diversa. Abbiamo già percorso tutte le regioni e adesso stiamo iniziando il secondo giro. Allora, in America Latina la federazione è stata nell'anno 1990 a Bogotà, era la 6ª assemblea plenaria, e adesso torneremo, se Dio ci permette la pandemia anche, ma speriamo di sì, di poter radunarci in novembre, esattamente un giorno come oggi, 18 di novembre, a Mar del Plata, per la 10ª assemblea plenaria. La 10ª è un numero rotondo, il nuovo secolo, anche un'occasione per fare delle revisioni. Adesso già sta lavorando un comitato di preparazione che sta preparando la tematica. Il titolo è Annunciare la parola, fonte di vita per un mondo debole, fragile. Allora dobbiamo anche rispondere a questa realtà di fragilità del mondo, vedere come possiamo annunciare meglio e come possiamo fare che la parola di Dio sia fonte di vita
in questo mondo. Ma anche sarà, come dico, occasione per la revisione delle nostre strutture, del modo del finanziamento, anche perché questo, io credo anche a mio modo di vedere, una delle problematiche che dobbiamo affrontare è quella un po' di identità della federazione. Un po' lo ha accennato anche il presidente Tagle, di essere quel reservoir di migliori esperienze, di compartire. Io sottolineo quello, siamo una piattaforma di condividere, di corresponsabilità, di solidarietà, non è una corporazione. Allora questo ci invita a sentirci parte di, come una famiglia grande, 350 istituzioni di 126 paesi del mondo, è una estensione enorme, ma si può, tu stesso hai detto, si sente questo clima, ambiente di familiarità quando accadono queste assemblee plenarie, e si sente questa sintonia di lavorare nello stesso, di cercare di vivere la stessa problematica di ascolto della parola e di annuncio anche della parola. Allora, anche con questi incontri vogliamo contribuire a una buona preparazione e credo che anche una buona opportunità per fare una chiamata per preghiera, quelli che non sono parte della federazione, anche quelli della federazione, di pregare per una buona preparazione per questa assemblea e anche per buon sviluppo di questa assemblea plenaria. Ma che bello, grazie per questa sintesi. Ci dispiace che il nostro vescovo non si è potuto collegare, il moderatore della federazione, forse avremo un'altra opportunità, spero di poterci collegare con lui per rivolgergli anche altre domande, ma è stato certamente un incontro, sia l'ascolto della registrazione del Cardinale Tagle, sia questo colloquio con te, molto, molto fruttuoso. Io vorrei chiudere allora questo incontro, speriamo di poterci riaggiornare, ecco, in altre opportunità, per poter vivere anche un cammino con la parola. Vorrei chiudere questo incontro con un'immagine molto bella, quella di Emmaus. E poi vorrei chiedere a te di dire un'ultima parola di saluto e di speranza in questo momento così delicato che tutti stiamo vivendo. E quando noi leggiamo quella pagina dei discepoli di Emmaus, noi ci rendiamo conto che questi due testimoni che non riescono a riconoscere il volto di Gesù camminano verso il crepuscolo, verso la notte, camminano nella delusione. A un certo punto Gesù cammina con loro senza imporsi, ma facendo un'esperienza di compagnia, di amicizia. E una volta che loro terminano il loro racconto triste, Gesù rivolge loro la parola profetica che illumina il loro cuore e li spinge a invitarlo a rimanere a casa. E questa esperienza della parola che oggi deve aiutarci, deve aiutare tante comunità, tante famiglie che soffrono, le nostre chiese, il dialogo ecumenico, i fratelli e le sorelle oggi che cercano una risposta alle loro domande profonde. Ecco, la federazione biblica è proprio a servizio di una chiesa che esce in uscita, che vive il servizio nei riguardi di tante persone che cercano Dio e che vogliono essere aiutati a conoscere la parola di Dio e la Sacra Scrittura. Ecco, allora vivere Emmaus con le fragilità, vivere Emmaus rivivendo oggi la parola e la condivisione dell'Eucaristia, la famiglia, come tu dicevi. In fondo la Federazione Biblia Cattolica si presenta come una grande famiglia che è aperta a quanti vogliono continuare e a quanti vogliono in qualche modo associarsi a noi. Siamo aperti all'incontro, all'accoglienza di tutti coloro che intendono condividere questa esperienza, questo viaggio insieme a Dio, ai fratelli, specialmente per aiutare i più poveri. Stiamo terminando questa nostra intervista, Sor Jan Stefanov, segretario generale della Federazione Biblia Cattolica, rivolgi allora a tutti quanti coloro che ci ascoltano una parola di speranza, così chiudiamo questo nostro incontro. Grazie Giuseppe, grazie soprattutto a te per questo splendido lavoro di coordinazione, di moderazione di questo incontro. Grazie al nostro presidente Cardinale Tagle. Purtroppo Monsignor Madega non ha potuto
arrivare. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che ci seguite. In momento massimo visto abbiamo avuto 300 persone collegate. Questo anche rimane registrato sul nostro pagina di Facebook, sul nostro spazio di YouTube. Aggiungeremo anche la traduzione all'inglese e in spagnolo perché sia anche possibile da altre lingue di partecipare di questo incontro, soprattutto quelle splendide parole del nostro presidente. E vi voglio invitare anche per i prossimi incontri. Allora, quella impossibilità con Monsignor Madega non è di tutto persa, perché ogni mese ci raduneremo presentando le migliori esperienze, quello che ci ha detto anche il Presidente, di tutte le regioni. Staremo presentando regione per regione. La prossima, 16 di dicembre, sarà Oceania e finiremo ottobre con America Latina, arrivando alle porte dell'Assemblea Plenaria. Allora, una volta al mese, sul nostro sito web avete l'indirizzo, il calendario di tutti questi incontri e anche ci sarà l'archivio di tutto quello. Grazie di cuore, grazie Giuseppe, grazie a voi tutti, Dio vi benedica, state salvi, sani, ci vediamo in dicembre. Grazie, addio. Grazie e arrivederci a tutti, arrivederci.